perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio della Crazy Rocca Pokémon Bianco 2, della Extreme Crazy Rocca Pokémon Bianco 2. Ragazzi, nello scorso episodio siamo andati verso la fattoria Ventura. Abbiamo... Fattoria Ventura, raga, magari... Figlio di troia che ci hai fatto perdere i mondiali. Comunque, cioè perdere, non ci hai neanche fatto partecipare, coglione. Questa è la squadra che abbiamo tenuto. Hippie è morto, il nostro grande Pokémon Gramigna che ci ha lasciato. E abbiamo sta gente... Whimsicott tipo Bolt. Bolt, cazzo, è Bolt, è velocissimo. Peccato che è l'unica caratteristica buona che ha. Detto ciò, ragazzi, ok, perfetto. Vedo la neve che viene giù e adesso dobbiamo andare a fare quella prova di cui vi parlavo nello scorso episodio. Probabilmente quest'oggi, ragazzi, non ci saranno catture e io comunque vi invito a lasciare un bel mi piace se questa serie vi sta prendendo e in generale per darle sempre un sostegno maggiore. Abbiamo ottenuto una gonfioroma, quindi devi prendere... come cazzo si chiamava quella roba di tipo... la roba per dimagrire, vai a fare le robe tipo su Inter. Non lo so, sfidami uomo, sfidami, dai, vediamo un attimo chi sei. Non mi far bestemmiare, Veronica, sì, esattamente, proprio Veronica, sì sì, uguale cazzo. Veronica bambino, interessante. Vediamo se riesco a non morire. Ci proviamo, Lincoln. Tentera... Oh, oh che bello quando succedono queste cose. Un pestone di tipo volante. Com'è un pestone di tipo volante? C'è cioè, tipo la gallina che ti arriva lì così, no? Così, è pestone di tipo volante. È la gallina che ti arriva di calcio rotante sui denti. Seguitemi su Instagram perché l'altro giorno ho pubblicato la foto di un gallo che girovagava per la mia città. Mi raccomando, è importante. A parte questa cagata abbiamo qui un Ampharos. Femmina a livello 9, perfetto. Queste discussioni... Tua madre è paracetamolo. Tua madre è tachipirina. Stai fermo. Devi stare fermo, devi morire. Ok, bravo, perfetto. Che Lincoln qua... è talmente veloce che se fa un passo indietro è nel futuro. Quindi non ti puoi azzardare a fare certe cose. Allora, perfetto. Grazie per avermi curato Whimsicott. Allora, qua non c'è nulla di particolare. Tra l'altro qua, se non sbaglio, questi ci avevano le scimmie elementari. Ti odio! Allora, questo, ragazzi, dopo il Rotom Dex, è l'AIDS dei giochi Pokémon. Quest'uomo è insopportabile. Questo qua non ve lo cagate per tutto il gioco. E se vi scappa di cagarlo alla fine del gioco, starete sul water, vi giuro, 2 ore, perché vi darà 100 premi. Io voglio sapere, sondaggio, quanto lo odiate quest'uomo? Quanto cazzo lo odiate? Qualcuno l'ha mai fatta la sua quest di merda? È più inutile degli adesivi dei dominanti, almeno quelli c'hanno un senso. Sì, ho sputato sulla tastiera. Dopo questo alquanto particolareggiato sclero, direi che possiamo depositare il nostro Pokémon Gramigna di tipo spettro drago. Quindi caro mio Gramigna, è stato un piacere, grazie per aver alimentato il death count anche in questa serie. Ok, perfetto, allora direi di proseguire, di andare verso Alisiopoli, ossia la nostra città natale, visto che siamo in periodo natalizio. Perché dobbiamo affrontare la palestra? E io non so se sono psicologicamente pronto. Mettiamo davanti Iron Monkey, che è veramente uno dei soprannomi più brutti che abbia mai dato. Io ti auguro veramente che ti schiatti un altro Pokémon. Nel senso proprio che muoia fisicamente. Una Baccarancia, interessante. No, interessante sì, cazzo, mi servirà un bordello. Cambiamo il discorso se... Dai, allora, lo conosciamo sto gioco. E se non lo conosciamo, questa non è la serie per capire benissimo la trama e queste... piccolezze di dialogo. Ok, perfetto, direi di proseguire perché Nardo ci ha rotto abbondantemente la minchia. Non prendiamo Pokémon. Ok, perfetto, siamo a 4 minuti di registrazione e siamo già arrivati ad Alisiopoli. Sinceramente siamo più avanti sulla mia tabella di marcia di quanto mi aspettassi. Detto ciò, allora, con molta calma, stavo dicendo Elisio, ma non è decisamente Elisio. Uomo, Nardo ci ha caricato i Pokémon. Dovrei avere abbastanza pozioni per affrontare la palestra di Komor.
Quindi noi andiamo verso la palestra di Comork, perfetto. Comork ovviamente in Pokémon Nero era il nostro rivale e che qui si è ritrovato a fare capo palestra di una città che ai suoi tempi non esisteva. E io sono Guido e faccio da guida agli allenatori che sfidano le palestre. Grazie per aver raccolto... Oh, è vero, sì! Che bella questa gen, ragazzi! Che bella questa gen! Finalmente le acque fresche prima delle cazzo di sfide! Che poi tipo, non mi ricordo se era qua o in XY, andando avanti mi davano sempre le bibite più fighe, cioè proprio la bellezza. Sei qui per sfidarmi, vero? No, guarda, sono qui per farti un'intervista. Svengo dal Corriere del Crepuscolo, dal Icarock del Crepuscolo. E dai, zio, per piacere. C'è le persone serie. Questa palestra, raga, ha un concept fantastico. Probabilmente non c'avevamo voglia di farla, perché dovrei affrontare l'allenatore una volta che affronti questi due scemi qua che ci sono qui disposti stile rettangolino di gioco. Quindi... Whipping Bell. Vediamo se riesco a essere utile alla società. Allora, aspetta. Se gli ho fatto morso, ho come la netta sensazione che quest'uomo sia di tipo acciaio. Quindi... Oh, raga, c'è un problema di fondo, però. Io sono abituato ai comandi di Insurgence, che sono, Cristo Dio, diversi. Allora, forse Change è l'unico che qua può combinare effettivamente qualcosa. Quindi, Change... Ti prego, cambia le sorti di questa battaglia. Minchia quanto fa male morso, è vero? Fango bomba. Dio. Cristo. Oh, ok, no, perfetto, è morto. Cosa è successo? Ah, no, ok, è morto, ok, perfetto. Ho visto qualcosa che non mi piaceva. Oh, fermi. Ok, perfetto, mi si è stoppata la registrazione totalmente a caso. Comunque, siamo ritornati. Vai, Lincoln, nel tuo momento devi rendere la patria onorevole. Quindi, per piacere... vediamo di buttare giusto. No, io ho una paura morta. Questo porco due. Mannaggia, ma a me che non ho randomizzato l'abilità. Fermi, questo mi apre. Questo mi apre. No, proviamo ad andare a Iron Man. No, cazzo, ma rimbalzo tanto. È randomizzato il tipo. Che cazzo sto facendo? Ok, canto antico, ti prego, fagli male. Fagli del male. Anale, qualcosa, stupralo, ti prego. Ok, no, però rimbalzo non mi fa molto. Se mi paralizzi, zio, se mi paralizzi, ti uccido, ok? A regola dovresti andare giù. Oddio! Oddio, cosa è successo? Sarei molto probabilmente morto. Sarei molto probabilmente morto. Lincoln, eroe nazionale. Manco farlo apposta. Che uomo. E che non difese soprattutto, visto che t'ha fatto malissimo a caso. Ok, fermi. L'acqua fresca e poi abbiamo ancora un lemon succo da giocarci, perfetto. Allora, proseguiamo, siamo... Non so quanti minuti siamo perché prima mi è saltata a caso la registrazione, davvero, a muzzo. Quindi non so quanti minuti siamo, prego. No, questo qua... A parte che c'è le statistiche randomizzate, quindi in realtà mi sto disperando per un Pokémon che potenzialmente potrebbe avere due spaghetti di difesa. Però vabbè, questi sono dettagli. Allora, se non è molto efficace il buio, ha intuito, sarà... Se è di tipo acciaio, bestemmio. Ok, no, non è di tipo acciaio, quindi forse era di tipo... non lo so. Crystal Colpo, aspetta. Aspetta. 90 fisica. 90 fisica. Potrei togliere forza segreta? Sì, assolutamente, visto che ha precisione 60. Mica colpisce ogni morte di papa. E l'ultimo papa che è andato via ha praticamente abdicato. Quindi fai un po' te, cioè nel senso dovevo aspettare 30 anni. Crystal Colpo, vediamo se riesco a... Mamma mia. Iron Man, che signori. Che uomo dal cuore nobile. Ok, possiamo affrontare Comor. Solo che prima io vado a fare un salto fuori e direi di andare a curarci i Pokémon. Nel mentre, siccome io sono uno youtuber avanzato e non ho voglia di tagliare, iniziamo un po' a parlare. Come va, ragazzi? Fatemi un po' sapere, visto che adesso in questo periodo qua sta per finire la scuola. Fatemi sapere un po' com'è la vostra situazione. Ditemi un po', rispondete alla domanda del giorno, mettete like. Insomma, dai, devo occuparli questi minuti. No, comunque, a parte gli scherzi, come vi va? Spero che la scuola stia andando tutto bene. La scuola, il lavoro, insomma, tutto ciò che precede le vacanze natalizie. Io più o meno bene, anche se sto prendendo un paio di batoste perché non studio una bega. Però ci sta, ragazzi. Per portarvi contenuti su YouTube, questo è altro. Non è vero che poi mi dicono che insegno le cose brutte ai bambini. Quindi studiate, signori, non siate come me. Che poi io studio, in realtà, come potete brillantemente vedere là dietro. Però questi sono dettagli trascurabili. Ora che ci penso, sono stupido, avrei potuto anche prendere delle pozioni. Ma noi faremo finta che questa frase non sia mai stata detta. Per te la prima...
Buongiorno. Per te è la prima sfida in una palestra, per me è la prima come capo palestra. Diamo il meglio di noi stessi per non avere rimpianti. Vai, Comor. Comor, better known as Mia. Cioè, la vittoria non è tua, è mia. Ciclista, perché ovviamente sappiamo tutti che nella regione di Unima è praticato il ciclismo. Detta sta stronzata in mano, Piro lancio. Grazie. Puoi per piacere morire. Gran fisico. Allora, se adesso... Io immagino già cosa potrebbe... No, cazzo, sono aumentato la difesa. Ma forse il mio Piro lancio è fisico, è speciale ora che ci penso. È fisico, mannaggia. Ok, perfetto, non è un problema. Ok, perfetto. Ma è il tuo ultimo Pokémon? Fai schifo! Hai la morte in culo! Mi ha messo più in difficoltà di quanto credessi. Iron Man, che io ho bisogno del tuo aiuto in questo momento, perché mandare Lincoln su uno Switch se mi utilizza azione mi sciotta. Non mi fare, non mi bruciare. Ok, perfetto. Morso. Ma di che cazzo di tipo è quest'uomo? O non è importante, è morto. Cioè, sarebbe importante scoprirlo, ma per ora no. Oh, Wiper Zanna, fermi, vediamo com'è conciata. 90-100. Quasi quasi al posto di veleno di fango bomba, sì. Perché tanto, ragazzi, alla fin fine, voglio dire, 60 di potenza per 95 di precisione è un po' un rischio. Quindi direi, perfetto, prima medaglia conquistata. Medaglia che in Pokémon nero era di Aloe, che qua invece diventa miracolosamente di Comor, che ci dà la MT Tuononda, che non è Cuor di Leone. Comor, non sei neanche quello che mi dai. Dovresti vergognarti. Sì, lo so che 2 anni fa hai fatto il viaggio con Belle, ma ormai è bello fatto questo viaggio. Cioè, ormai è passato, quindi non ha più senso parlarne. Chi c'è fuori dalla porta se non... Ehi! Ehi! Com'è andata la sfida col capo palestra? Molto bene, quella è la medaglia base. Sì, perfetto, medaglia acido, visto che sto studiando chimica, sono avanti. Fangonda non è ritorno, perfetto. Però abituiamoci che qua c'è un po' di confusione con le MT in questo gioco. Un pochino di confusione, ok, che perfetto, mi hanno registrato nel Poké. Qua si chiama Pokécron, no, si chiama Interpoké. Il Pokécron è in quarta generazione, giustamente. Sì, professoressa Rania, le voglio tanto bene, vorrei veramente... Lei è figa, ma mi deve lasciare in pace. Mi faccia andare nella mia avventura, mi faccia andare... Cazzo, è una nota quella roba lì, perché canta? Canta questa, canta. Tra l'altro adesso dovrebbe arrivare Tony F, di fretta, perfetto, eccolo qua. Tony, vienimi a prendere. Sei tu capo palestra, forza, lottiamo. Sì, via, dai. Beh, belli questi dialoghi. Ma cosa, io vincerò e tu mi darai i tuoi money. Quindi stronzo, dammi money. Così, quando finisce la battaglia, così finisce. CGR, vuoi attivarlo? Sì, perché tanto sicuramente potrò connettermi online da emulatore. Sì, olè, che bello, andiamo a Zondopoli. Sì, vado alla palestra di Zondopoli. Non c'è problema, Bel, tranquilla che ci vado subitissimo, cazzo, subitissimo. Allora, direi di curarci i Pokémon. E sapete che c'è? Penso che arriveremo a Zondopoli in comunque tempo utile per fare una cattura. Anche se poi questo vorrebbe dire probabilmente nel prossimo episodio non poterla fare. Quindi non so se giocarmela sto giro. Potrei farlo. Allora, innanzitutto direi di prendere 2 Mega Ball, così se ci dovessero... tornare utili per le catture, insomma. Allora, perfetto, abbiamo fatto tutto il nostro ambaradam. Direi di uscire. Saremo all'incirca 12 minuti. Quindi penso che comunque arrivati a Zondopoli, piuttosto che affrontare la palestra e prendere botte a destra manca, io sinceramente farei la cattura. A meno che non ci sia un percorso prima. Io, cioè, a me spezza sta cosa che mi ha randomizzato Purluan qua. Cioè, veramente, è una cosa scandalosa. Levati, ti prego. No, dicevo, se forse ci fosse una cattura, un percorso in più, però non credo sinceramente, raga, Zumarill, mamma mia, questo sarebbe stato forte. Sicuramente meglio del Pokémon Meringa, come cazzo si chiamava, quel coso lì, Merigna, non lo so, ma c'è sempre stata la nebbia in ste zone qua. Ti odio, mi ero dimenticata che c'ho un tumore al cervello, quindi sto per morire. Dai, levati, no, veramente, non ti sopporto più.
No! Non voglio che mi rispieghi. Non voglio. No. Vattene. Vattene. Muori. Muori affogata negli acidi. Negli acidi che mi faccio ogni mattina. Grazie. Ole. Ok, questo è il percorso 20. A meno che questo qui sotto non sia il percorso 21, ma dubito. Tra l'altro questo qua mi deve aprire il culo, me lo sento. Oh, ma quella è la medaglia che luccica, è il cestino qua sotto che... Perché c'ho due cestini qua sotto? Non lo so. Me ne sono accorto adesso, sta di fatto che adesso dobbiamo aprire questo bellissimo avventuriero, che è uno strongman, non avrei mai messo in dubbio questa cosa. È uno strongman lui perché medita tanto e quindi fortifica lo spirito. Iperzanna, per piacere. Muori. Ok, perfetto. Comunque siamo un pochino, non dico underlevellati, però siamo proprio lì al pelo, eh. Cioè è rischiosa come cosa. Sì, sì, va bene. Allora, ok, questo è un nuovo percorso, ma dubito. Bimbo, bimbo, ok, perfetto. Basta, mi dovete lasciare in pace, non vi sopporto più. Venite con... Basta, mi fai camminare. Oh, l'inizio di Nero 2 è una sofferenza. Sì, lo so, ci sono i Pokémon doppi in questa zona. Bacca pesca, perfetto. Tra l'altro, ragazzi, ne approfitto per ringraziare una persona molto particolare che non avevo fatto nei primi due episodi, ossia la mia ragazza che ha disegnato la sidebar. Poi io l'ho tramutata sotto formato Photoshop, ma il disegno è suo, quindi se la sidebar vi piace, ringraziate lei. Detto ciò, ora la mia domanda è: questo non è un nuovo percorso, è inutile che ci spero anche, vero? Sì, sarà sempre il percorso 20, esattamente. Mannaggia. Allora, a Zondopoli non dovrebbero esserci zone in cui fare catture particolari, purtroppo. Che io ricordi. Non dovrebbero esserci. Cioè, ci sono i Lorons, questo. Ci sono i l'acqua, però avremo bisogno dell'amo. Però c'è il... penso si chiami cantiere, effettivamente. Dove possiamo, per l'appunto, fare la nostra cattura. Ora, non so quanto... Cioè, penso di fare la cattura, però... Oddio, sapete che in realtà a Zondopoli c'è un luogo dove fare una cattura, ora che ci penso? Ora che ci penso, cioè, quindi se tutto va come deve andare, io farei solo la cattura a Zondopoli. E poi nel prossimo episodio, allenandomi Pokémon, perché poi ci sarà la palestra di Veglia, che raga è sempre stato un pugno in un occhio... Facciamo la cattura al cantiere, che adesso non ricordo il nome, e poi dopo affrontiamo la palestra. Se la cosa che mi ricordo su Zondopoli fosse vera, perché se non sbaglio, fuori dal cantiere c'è un luogo. Madonna, ma tra l'altro, oh, li sto beccando tutti super efficaci gli attacchi, è una cosa fantastica. Ci avete presente i sogni erotici delle persone? Questo era il mio sogno erotico, cioè avere sempre gli attacchi super efficaci. Tu non sei un bug catcher, a meno che tu non vada a prendere i bug con le gengive. Però, oh, Dugong. Dicevo, per l'appunto, fuori dal cantiere dovrebbe esserci una zona di una zona di erba delimitata ancora dalla dicitura Zondopoli. Bigiuroccia. E quindi nulla, se quella, se questa mia reminiscenza del gioco è vera. Ho come la netta sensazione che l'elettritore non dovesse trovarsi lì, ma questa è un'altra storia. Davanti ai bambini e ai Pokémon do sempre il massimo, ma anche il minimo, ma anche l'intorno destro, l'intorno sinistro, il limite, l'asintoto. Scusate, però ho appena fatto la verifica di matematica e sono fresco. Fresh, freshness, freshness, signore. Ciao, è stato un piacere anche per me. No, tu non so se mi... Tutti in ginocchio. Mettetevi in ginocchio in questo momento e lasciate like per quello che avete appena visto. Doppio tentennamento. Sembra veramente che Gesù mi stia assistendo. Aia, le ginocchia mi fanno malissimo. Perfetto, allora abbiamo una sfida a due con le bambine. Perfetto, un trisome in pratica, come direbbe il buon trainer Tia. Salutone a Tia se ci sta ascoltando. Ma no, perché è impegnato a racimolare patata, quindi non ci sta assolutamente ascoltando. Questo potrebbe essere un problema. Allora, abbiamo un Whimsicott e un Mankey. Siamo vagamente inferiori a quest'uomo. Però noi abbiamo una mossa speciale, ossia il nostro morso con Gesù Cristo di potenza. E poi abbiamo anche Cantantico che attacca entrambi. Wow. Attacca entrambi. Cheat. Creepy Stories. Non su Whimsicott. Ok, così va molto meglio. Milotic, no, non esagerare.
Fanculo a mammata. Dio Cristo, che infarto. Quasi morto. Oddio, oddio, oddio. Lux mi sta dando Gesù Cristo. Cosa ho appena visto? Cosa ho appena visto? Ne ho evitati due. Mi sembra di essere veramente unto da Gesù. Mi sembra davvero qua. Doveva succedere qualche puttanata. Doveva succedere qualche stronzata. Ok, allora, la cattura al cantiere salta a prescindere, perché ci stiamo mettendo troppo ad ammazzare sti tizi. Che comunque, tra l'altro, adesso ci fanno. Ok, perfetto. Buon voyage, è stato un piacere anche per me. Iron Monkey, livello 14. E tipo, Lincoln è il più forte del team. Dall'episodio scorso che lo insultavo, è il più forte del team. Vedete, ragazzi, così dovete essere. Noi vi insultiamo, ma per spronarvi. E se sapessi parlare sta lì. Ma sei tu cosa? Sei tu cosa? Ma chi ti conosce? Quando cammini l'erba ondeggia, vuol dire che c'è un naudino. In teoria, in pratica è tutto randomizzato, quindi non vuol dire un cazzo quando l'erba ondeggia, proprio niente. Sì. Sì. Questa cosa aveva. Allora, il mio desiderio sarebbe fare tre passi. Pregando Dio di fare tre passi senza essere interrotto. Allora, lui è il padre di Veglia, che è la palestra, dovrebbe fare il capitano della nave, ma decide di andare a fare film. Chiaro. E quindi giustamente lascia la gente senza passaggio per Austropoli. Cioè è un po' come se voi siete su un aereo, dovete andare per lavoro a New York. Il capitano scende e dice: da domani faccio il porno attore. Ha senso. Ha senso. Sì. Molto senso. Ah no, vedete, è ancora cantiere Zondopoli sta zona. Giusto? Sì, è sempre cantiere Zondopoli, quindi in realtà l'ho preso in culo allegramente. Però a sto punto, ragazzi, visto che siamo qua alla cattura, direi anche di farla. Visto che comunque nel prossimo episodio abbiamo la palestra e allenare un Pokémon fuori parte non sarebbe male. Occhi chiusi. Questa è una base. Oddio, John Frog! Oddio, John Frog, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Non voglio crederci. È lui. Non voglio crederci. John Frog, l'eroe. John Frog, l'eroe. Questo, ragazzi, è un miracolo divino. Questo è un miracolo divino. Davvero. Paralizzati. Però mi sta. Tra l'altro mi sta aprendo il culo veramente in una maniera irrisoria. E non so neanche come indebolirlo in realtà in questo momento. Ho sinceramente paura di aprirgli il culo. Quindi quasi quasi gli tiro un paio di Mega Ball. Ma raga, non ci credo. L'abbiamo trovato. Un miracolo. Uno. Guarda che. Rischio di giocarmi la cattura così. Ok, no, perfetto, ho trovato il Pokémon che gli regge. E forse con te posso anche provare un canto antico, pregando di non fargli troppo male. Non gli ho fatto una sega, incredibile. Canto antico di nuovo. Contatore, bravo. Bravissimo. Allora, il moveset non mi sembra poi così male alla fin fine. Ok, perfetto, questo era un critical. Aia. Ok, no, perfetto. Mamma mia, che potenza quest'uomo. Allora, fermi, proviamo con una Mega Ball, raga. Così, proprio diretta in testa, gliela tiro. Uno, due, tre. Signori, abbiamo appena catturato l'eroe. Pokémon Girino Terra Elettro. Uno Stunfisk. Ok. Interessante, adesso lo guardiamo un attimo, raga, e poi stoppiamo l'episodio. Allora,
John Frog, mamma mia raga, non ci voglio credere. Non ci voglio credere, un altro ritorno di Insurgence. Il punto è che lui si evolve, quando si evolve diventa un altro Pokémon. E il punto è che dovrei trovare una pietra idrica per evolverlo. E non penso che in sto gioco siano acquistabili, ma solo trovabili. Ora, ovviamente, essendo gli strumenti randomizzati, io lo prendo in culo così. Però, vabbè. Insomma. È bella l'ombra che ondeggia. Vuoi scambiare poco la mia mega... Sì. Che cazzo vuol dire sta cosa? Sarebbe interessante se tipo... vedete, ad esempio, questa zona qua è Zondopoli. Volendo si potrebbe pescare. Potrei farlo nel prossimo episodio. Solo che non mi pare che fosse qui l'amo. Poi magari mi informerò fuori parte. Esplorerò un pochino la città in giro. Perché non ricordo benissimo che cosa ci sia. Detto ciò, ragazzi, direi di controllare un attimo John Frog. Vediamo un attimo com'è conciato. Oh, delle statistiche che non sono niente male. Vediamo un po' le mosse. C'è questo acrobazia che è un bel 35% che devo cercare di levare appena possibile, mentre poi abbiamo un mega assorbimento che è una mossa della madonna in questo momento ed è pure stab, quindi Cristo Dio, questo Pokémon potrebbe essere davvero buono. Detto già ragazzi, oddio, no, 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 cioè ha pure assorbacqua, fermi, ha assorbacqua che gli dà la possibilità di assorbire, di riprendere i PS dalle mosse di tipo acqua, quindi sostanzialmente sto Pokémon ha una debolezza. Che io ricordo, ha la debolezza alla terra. Wow. Da applausi. Comunque ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così vi invito come solito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. Rispondete alla domanda del giorno e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.